ci sono giornate che lo vedi proprio dalle espressioni che hanno i bambini, che c'è già qualcosa all'arrivo a scuola, e quindi a volte non ci fermiamo, ma è importante ascoltarli. Sono bimbi digitali, quindi sanno fare già qualunque cosa, però purtroppo non sanno riconoscere e avere le giuste strategie per affrontare le emozioni. L'emozione accompagna il bambino, non deve rimuovere, non deve avere paura della propria emozione, ma deve riuscire a riconoscerla e ad accettarla. Esplorare il mondo delle emozioni è il titolo di un percorso formativo organizzato dalla città metropolitana di Torino in collaborazione con il gruppo Abele e la Compagnia di San Paolo. È rivolto a gruppi di insegnanti delle scuole dell'infanzia torinesi. Le emozioni sono il nutrimento prezioso con cui i bambini sperimentano la loro capacità di interazione con se stessi e con il mondo circostante. Quindi vanno riconosciute e trattate con cura perché diventino competenza emotiva. Da queste considerazioni nasce l'idea del breve percorso formativo che propone strumenti di lavoro sperimentati in prima persona dagli insegnanti. Questo è un corso sulle emozioni, noi lo facciamo con i bambini della scuola materna, quindi siamo particolarmente attrici di questo problema della gestione delle emozioni. Questo corso ci sta dando degli strumenti che servono proprio per permettere al bambino di manifestarsi per quello che è e per far sì che le emozioni non diventino distruttive. L'esperienza si compone di 4 fasi, la prima di apprendimento creativo in aula, la seconda, che si terrà tra ottobre e novembre, in cui le insegnanti metteranno in opera con i bambini di 4 e 5 anni ciò che hanno imparato. La terza, a novembre, durante la quale sarà organizzato il lavoro finale, in cui accompagnare i genitori a fare un'escursione con i loro figli nel mondo delle emozioni. E infine la quarta, una giornata di workshop sul mondo delle emozioni presso i locali del gruppo Abele. Sono riuscita ad avere degli strumenti in più da applicare con i bimbi, perché finalmente siamo riusciti a tradurre quello che in teoria abbiamo sempre letto sui libri. È stata una giornata molto intensa, molto bella, l'ho vissuta proprio bene e dal punto di vista emotivo veramente carico, quindi andrò a casa sicuramente con un bagaglio di esperienza in più.